Allora, benvenuti a questa lezione introduttiva ai mondi virtuali, dove impareremo, vedremo come creare un account per Craft e tutte le operazioni base per iniziare ad ambientarsi all'interno di un mondo virtuale. Raggiungeremo Edu3D, che poi sarà anche la sim dove si terranno le lezioni a partire da fine gennaio. E vedremo alcune caratteristiche base da dover apprendere prima dell'inizio del corso, quindi prima di gennaio. Per prima cosa, per chi non avesse un account su Craft, è importante crearlo. E quindi scriviamo sul motore di ricerca Craft Word e troveremo il primo link disponibile, che è appunto Craft the Friendly World, all'indirizzo https://www.craft-world.org/. Questo link lo inserirò anche in descrizione al video. Allora, clicchiamo su questo primo risultato e come vedete in alto abbiamo registra un avatar. Premiamo su questo risultato e come vedete verremo reindirizzati su questa pagina di iscrizione, dove dovremo andare ad inserire innanzitutto il nome. Io ad esempio metterò corso Edu3D. Poi naturalmente sceglieremo una password da 6 caratteri, quindi una qualsiasi, e ridigitiamo la password. Qui viene richiesto di inserire una email. E ancora di ripetere l'email. Ancora, scegli la lingua in cui preferisci essere contattato, in questo caso italiano, e il tipo di avatar, o donna o uomo, io metterò uomo. Qui naturalmente confermi di essere maggiorenne. Per gli account ad uso di studenti minori, leggi nella sessione scuola. Non ci dovrebbero essere problemi, quindi possiamo confermare. E qui praticamente ci sono tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali che si possono leggere e poi possiamo spuntare. Quindi poi premiamo su registra. Ecco qui, ora cosa succede? Un'email è stata inviata al tuo indirizzo che appunto è stato comunicato. La registrazione sarà completata dopo la tua conferma. Adesso praticamente dobbiamo accedere all'email che avevamo comunicato come mail di appunto l'email a cui verrà agganciato il nostro account e possiamo procedere poi con l'ingresso nel mondo virtuale. Quindi nel frattempo colleghiamoci all'email e confermiamo l'email che ci è stata inviata per autentificare la registrazione. A questo punto, dopo aver seguito tutte le istruzioni, avendo cliccato sul link in allegato all'email ricevuta privatamente, avremo questa schermata qui che ci conferma che il nostro account è stato creato con il nome che avevamo attribuito e il cognome che avevamo attribuito e con la password ancora attribuita. L'operazione adesso per procedere all'ingresso nel mondo virtuale è quella di andare a scaricare un viewer, ossia un programma che ci permette appunto di entrare all'interno di un mondo virtuale. Di questi programmi ce ne sono tanti. Quello che noi vi consigliamo è Firestone, che sarà anche il programma che utilizzeremo durante tutto il corso. E quindi per ritrovarsi al 100% con tutto ciò che faremo durante il corso, consigliamo Firestone, che è anche uno dei viewer più completi messi a disposizione. Poi ce ne sono tanti altri che potrete anche trovare in elenco qui sul sito, all'ingresso al link Come iniziare. Vedete, ci sono consigliati altri tipi di viewer che ci permettono comunque di entrare. Allora, Firestorm per precisione lo potete cercare nel vostro
nel vostro menu di ricerca, appunto, e eccolo qui, vi faccio vedere giusto, inserirò il link sempre in descrizione, questo qui è il logo di Firestone, poi seguite le solite istruzioni, scegliere appunto che sistema operativo, su quale sistema operativo volete scaricarlo e quindi procedere con l'installazione canonica come accade per ogni programma. Dopo che è stato installato Firestone, possiamo aprirlo. Quando lo apriremo, vi si presenterà una schermata di questo tipo. Adesso dobbiamo fare delle piccole operazioni. Innanzitutto andare a cambiare la grid. La grid è questa impostazione qui e come vedete, di default, quando aprirete per la prima volta Firestone, come grid vi darà Second Life. Potete tranquillamente premere su questo menu a finestra e andare a selezionare come grid di riferimento Craft World, che è quella appunto che ci interessa. Qualora non dovesse essere inserita, potete premere la combinazione di tasti Ctrl-P, andare a Open Sim e aggiungere praticamente questo link qui. In questo spazio qui dovreste aggiungere questo link qui, Craft barra world.org.8002, poi premere su Apply per cercarla e poi appunto vi si compariranno tutti gli spazi e potrete premere su OK semplicemente. L'obiettivo comunque è quello di avere qui in grid Craft World. Come vedete, una volta dopo aver cambiato la nostra grid di riferimento, avremo la schermata di home di Craft con tutte le sim a cui appartiene Craft e possiamo procedere con l'inserimento dei dati che avevamo comunicato durante l'iscrizione a Craft. Quindi inseriremo qui, nel mio caso, corso edu 3D. Voi scriverete naturalmente ciò che avete riportato e la password. Quando tutto è pronto, premete sul login. A questo punto vi si aprirà una barra di caricamento che vi porterà all'interno del mondo virtuale il tempo di caricare tutto ciò che serve. Ok, siamo quindi entrati in Craft, premiamo Play Media Now a questa cosa qui e abilitiamo tutto ciò che ci viene richiesto per velocizzare. Allora, quando entreremo per la prima volta, almeno per gli uomini, sarà questo più o meno l'aspetto attribuito agli avatar. Ora vediamo le prime istruzioni per poterci in un certo qual modo muovere all'interno di uno spazio. Innanzitutto l'arrivo è sempre ad Hydra, che è la sim principale di Craft World, e quindi tutti voi al primo ingresso arriverete qui. Tra poco vedremo anche come muoverci da questa sim, ossia da questo spazio, da questa ambientazione. Quando dico sim o land intendo appunto un determinato luogo. A un'altra sim, poi capirete meglio quando vedremo una cosa in particolare, come distinguere le sim, che sono praticamente dei quadrati. Allora, questa sim si chiama Hydra ed è la prima sim dove si può accedere. Da questa sim poi ci sono tante altre porte, diciamo così, che ci permettono di accedere anche ad altre sim o anche ad altri mondi virtuali. E vediamo qui adesso come iniziare a muoverci. La prima cosa da sapere è che possiamo muoverci tramite dei piccoli comandini che troviamo a Dio e che prendono il nome di controlli di movimento. Se clicco qui mi compaiono questi controlli di movimento. Allora, quelli in basso, questi qui, questi dritti, mi permettono di muovermi. Vedete la freccia in avanti mi permette di andare avanti, quella a destra andare a destra, questa indietro di andare indietro e questa a sinistra di andare a sinistra. Le altre frecce, queste
non complete permettono di muovere la mia visuale. Questa di ruotarlo da questo lato. Questa di ruotare da questo lato. Questa di spostare la visuale in alto. Ah no, questa no. Questa allora non è. Praticamente queste qua sono quelle della visuale. Queste ci servono per altro. Poi possiamo impostare la modalità in cui ci dobbiamo muovere. Vedete, qui è praticamente il movimento normale. Poi possiamo spostare e muoverci velocemente correndo. Così. E cosa interessante che si può fare nei mondi virtuali, l'avete già visto prima un po' quando ho cliccato queste freccette qui, è volare. Premendo qui possiamo alzarci in volo, quindi muoverci in altezza con queste due freccette e poi procedere volando. Ecco qua. Questo è un aspetto positivo che è possibile avere nei mondi virtuali. Allora, naturalmente non è obbligatorio utilizzare questa schermata qui dei comandi, perché possiamo fare riprodurre tutto ciò anche mediante la nostra tastiera. E quindi fate molta attenzione, perché adesso i nostri tasti di movimento saranno le freccette direzionali sulla nostra tastiera. E quindi vedete, cliccando sui tasti direzionali, vediamo, possiamo vedere benissimo anche sul controllo di movimento. Riusciamo a muoverci con la freccina verso l'alto in avanti, quella verso in basso indietro, quella verso sinistra a sinistra, muovendo la visuale, quella verso destra, muovendo la visuale verso destra. Per volare dobbiamo premere il tastierino NumLink, LK, e vedete qui. Vi ponete in posizione appunto pronti per volare. Poi abbiamo i tastierini PAG che con le freccette in alto e in basso che trovate appunto sempre vicino al vostro tastierino numerico sulla tastiera, appunto, e ci permettono di fare ciò che appunto facevamo anche con appunto i comandi di movimento. Allora, un'altra cosa che dobbiamo imparare, quindi abbiamo visto come muoverci adesso impariamo un po' come muovere la telecamera, perché per quanto riguarda i movimenti possiamo avere una prospettiva muovendo a destra e a sinistra sempre riguardo il nostro avatar, però noi possiamo anche avere una prospettiva, una visuale indipendente dal nostro avatar. E quindi sempre da io andiamo ad aggiungere il controllo camera, che sono questi qui. Allora, inizialmente possiamo spostare la camera frontalmente al nostro avatar, premendo questa cosa qui, questa faccina qui. Possiamo spostarla di laterale e alle spalle del nostro avatar. Io consiglio sempre alle spalle perché è più comodo anche per muoversi. Poi possiamo addirittura mettere un object view, ossia questa schermata qui, che ci permette, cliccando il tasto sinistro del mouse, di andare a zoomare su un oggetto e addirittura avere una visuale dove scompare il nostro avatar e ci rimane la visuale del mouse. Premiamo esci per uscire da questo tipo di visuale. Per muovere la visuale però possiamo anche usare questi cerchietti. Naturalmente il più e il meno mi indicano lo zoom e posso quindi regolare così lo zoom. Questa mi permette di ruotare, come vedete. Così, e questa di traslare la mia visuale della telecamera. Ok, anche per quanto riguarda questo tipo di comandi, possiamo evitare di utilizzare questa barra di comandi qui e procedere mediante una combinazione di tasti, che sono premere contemporaneamente CTRL-ALT
E quindi vi si presenterà questa freccetta qui e poi premendo sul tasto sinistro del mouse possiamo andare a ruotare la visuale attorno ad una determinata area. Per zoomare dovete andare a togliere, dovete tenere premuto soltanto il tasto Alt. Il tasto Alt, appunto. Lo premete una volta, quando avete premuto sul tasto sinistro del mouse potete anche rilasciarlo o continuare a mantenerlo premuto contemporaneamente al tasto sinistro del mouse. Mi raccomando, il tasto sinistro del mouse deve essere premuto per poter andare ad avvicinarsi o ad allontanarsi da una mia zona. E quindi in questo modo, come vedete, possiamo tranquillamente andare a creare lo zoom invece di utilizzare tutta questa roba qui. Quindi Ctrl Alt per ruotare la visuale attorno ad un oggetto e solo Alt, Ctrl Alt è naturalmente il mouse, il tasto sinistro del mouse per ruotare, e solo Alt e tasto sinistro del mouse sempre premuti ci permettono di zoomare oppure no la nostra visuale su un oggetto, naturalmente. Lasciando i tasti scompare tutto. Se mi muovo, poi la visuale si riporta sempre alle spalle del mio avatar. Bene, quindi questi sono questi co i comandi principali. Possiamo fermare il volo. Vedete, se io sono in volo, per fermare il volo o se ho questa schermata qui, premere su ferma il volo qui, oppure se non avessi questa schermata la tolgo, tolgo i comandi di movimento, vedete, per fermare il volo devo andare a cliccare qui, ferma il volo, sopra questa barra qui. Ebbene, in questo modo abbiamo capito come muoverci, quindi saremo un po' autonomi e potremo perlustrare le zone in cui ci ritroviamo in modo semplice, muovendo le freccette o mediante quei comandini che vi ho suggerito prima, insomma, come vi trovate più comodi. Adesso andiamo ad esaminare come spostarci invece da una sim ad un'altra, perché non è che a volte non è neanche possibile raggiungere a piedi un'altra sim, perché le sim sono diciamo un po' delocalizzate, non c'è un percorso che ci permette di fare un viaggio da una sim ad un'altra, di perlustrare tutto il mondo. Quindi abbiamo necessità di introdurre un'altra cosa molto importante che si può fare anche su una sim stessa, che è il teletrasporto. Infatti, nei mondi virtuali ci possiamo spostare molto velocemente con delle mappe e teletrasportarci in determinati punti di una sim o anche in un'altra sim. Se volessimo teletrasportarci in un punto della stessa sim, in modo molto veloce potremmo aprire questa mappa che è il radar, che è indicata da questo simbolo qui, appunto da questo simbolo di radar, e ci si aprirà questa mappa che riguarda solo, diciamo, la sim in cui ci troviamo. E quindi possiamo andare a cliccare, a fare un doppio clic su un punto in cui vogliamo andare, ci si aprirà questa schermata e come vedrete al termine del caricamento verremo spostati nel punto che eravamo andati a selezionare facendo il doppio clic sul radar. Un'altra cosa importante del radar è che su questo radar possiamo anche visualizzare gli avatar che si trovano nel nostro. Eccoci qui, che si trovano appunto nella nostra sim. Li visualizzeremo normalmente come puntini gialli e vedete, se io vado a mettere il mio cursore senza cliccare sopra un puntino, in questo caso ci sono solo io, quindi l'ho fatto solo su me, riesco anche a vedere il nome e il cognome dell'avatar che si trova nella mia stessa sim. Bene, questo quindi è un primo modo di spostamento, una prima mappa messa a disposizione. Un'altra mappa che ci viene messa a disposizione è la mappa vera e propria, che è questa qui a fianco al radar, è proprio indicata con il simbolo della cartina. E come vedete, se andiamo a zoomare all'indietro, ci saranno tanti
quadrotti. Questi quadrotti rappresentano le SIM. E appunto io potrei raggiungere, a meno che non ci fossero dei vincoli, tutte le SIM che voglio, nello stesso modo in cui ho fatto con il radar, ossia cliccando, facendo il doppio clic sulla SIM, oppure in un altro modo decisamente più specifico, che è quello appunto di andare a definire il nome della SIM in cui vogliamo trasferirci. Potremmo anche addirittura andare ad indicare le coordinate qualora ci fosse bisogno di andare ad inserire determinate coordinate che ci portino ad un posto ben preciso di una SIM. Per il momento, dato che non ci interessa dove andare, ma ci interessa la SIM in cui comparire, andiamo ad inserire solo il nome della nostra SIM. La SIM in questione sarà Edu3D, quindi ci spostiamo nella nostra casa che ospiterà anche il nostro corso. Come vedete, ho scritto Edu3D, ho schiacciato il tasto invio e praticamente mi sono stato indirizzato appunto sulla SIM di riferimento. Queste SIM, vi faccio fare un piccolo tour sulla mappa. Allora abbiamo Edu3DS, che è la grande sandbox di Edu3D dove liberamente chiunque può costruire. Poi abbiamo Edu3D dove ci sono le varie aule e i vari palazzi dove normalmente si svolgono le attività dei corsi di Edu. Poi abbiamo la Low Poly, la Sim Low Poly, dove ci sono tutti i lavori che sono stati svolti durante i corsi di Blender appunto sull'argomento Low Poly, e Arkyland, che è l'ultima sim in cui appunto sono stati sviluppati tutti i progetti sempre con Blender sulla costruzione di piccole casette con Archipad. Qui abbiamo Digilandia, dove c'è il laboratorio linguistico di Edu3D, e ancora Alessandria, dove c'è la Torre di Babele, un'altra struttura che ha sempre a che fare con Edu3D, e anche qui troviamo il set del Piccolo Principe. Poi più in qua, dopo un po' di mare, abbiamo anche LibreLab, che è dove appunto si svolge, dove c'è la ricostruzione dei set della Divina Commedia, e un'altra sim che ci riguarda, che riguarda Edu, eccola qui, è questa qui, è Blanes, che è la sim, una sim dedicata alla caccia al tesoro, e costruita tanti anni fa, e che comunque durante il corso avremo modo di andare a visitare. Ok, adesso quindi abbiamo selezionato Edu3D, possiamo premere o fare doppio clic ancora, oppure andare a premere su Teleport. Come vedrete, comparirà ancora una volta la nostra barra di caricamento. Allora, quando arriverete a Edu3D, vi ritroverete in questo giardino al momento invernale, però chissà, magari più in là troverete qualcos'altro. Comunque, questo è il punto di arrivo Edu3D, e se ne potete essere sicuri andando sempre sulla mappa, guardando che la SIM è Edu3D, e le coordinate di questo punto sono 127, 128, 24. Qualora non siano queste, aggiornatele e ritrasportatevi nel punto giusto. Vediamo un po' da qui con i nostri comandini di visuale cosa c'è in Edu3D. Quindi se io mi alzo dal mio punto di arrivo, abbiamo l'albero della vita, che è il simbolo di Edu3D, e nel quale si trova l'aula per i più grandi corsi che si tengono qui ad Edu3D, e quindi c'è questa grande aula che ospita tutti e che è il cuore un po' della nostra Edu3D. Poi abbiamo Palazzo Fibonacci, che è il palazzo in cui molto spesso vengono organizzate delle mostre anche per esporre gli elaborati dei corsi che si svolgono nel 3D. Ad esempio, al momento c'è una mostra di autoripresa sull'ultimo corso tenuto nel 2018, da settembre 2018, di Riprendiamoci, e quindi ci sono gli elaborati di questo corso. Ancora abbiamo Ruotando, l'atelier,
dove troverete qualcosina da poter indossare, da poter fare indossare i vostri avatar. E ancora ruotando c'è la sandbox, che sarà il luogo e anche la vostra casa dove potrete sperimentare e seguire le lezioni che riguardano questo corso sui viaggi nei mondi virtuali. Allora, quindi adesso raggiungiamo la sandbox. Come vedete, qui ci sono anche dei cartelli che ci indicano la strada, quindi io seguirò Sandbox, che è il cartello rosa. E continuo a seguire Sandbox, quindi seguo questo vialetto. Entro all'interno della mia sandbox, c'è un bel segnale, e vado verso questi alberi. Cammino, cammino, cammino e arrivo all'aula che ospiterà il corso Viaggio nei mondi virtuali. Eccolo qui, eccola qui. Sta ancora un po' caricando l'aula perché molto spesso ci vuole un po' di tempo, quindi se non vedete qualche oggetto non vi preoccupate perché sta ancora caricando. Ebbene, qui possiamo già iniziare a vedere altre cosine. Abbiamo visto quindi come muoverci, abbiamo visto come teletrasportarci da una sim a un'altra, abbiamo visto come teletrasportarci in una stessa sim. Adesso vediamo un po' come comunicare all'interno di un mondo virtuale. Per fare questo entro con l'altro avatar, con il mio avatar principale. Eccolo qui, e adesso possiamo vedere come comunicare. Il primo modo per comunicare, se vogliamo comunicare qualcosa a tutti i presenti nel nostro spazio, ossia in questa aula, o comunque nelle vicinanze, possiamo comunicare in chat locale. Quindi la chat locale sarà lo strumento che utilizzeremo magari per salutare i nostri compagni di corso. E anche i nostri tutor o per fare domande durante le lezioni. Quindi il modo per utilizzare questa chat locale è andare a cliccarci su nella barra di testo e andare a scrivere un commento, ad esempio ciao, e premiamo invio. Come vedete, il vostro commento viene rilasciato sullo schermo con il vostro nome e cognome, quindi praticamente sappiamo chi ha mandato cosa. Un'altra cosa importante è che nella chat locale c'è uno storico, quindi qualora dovessimo non guardare dei messaggi che ci sono arrivati e quindi dovessero scomparire da questa barra qui dove prima c'era il ciao, possiamo recuperarli andando a cliccare su chat locale e come vedete in questo storico ci sono tutti i messaggi che ci si è scambiati. Quindi in questo momento c'è solamente questo ciao. Se io dovessi andare con il mio avatar principale a mandare un altro messaggio, adesso nel mio storico, come vedete, ci sono entrambi i messaggi, e quindi questo è uno storico dei messaggi della chat locale. Un altro modo per comunicare, qualora si volesse inviare un messaggio privato ad un altro avatar, magari, che so, per dire una cosa privata con un'altra persona, c'è la cosiddetta IM. La prima cosa che vi consiglio è aggiungere gli altri avatar che voi conoscete come amici. Per aggiungere un avatar come amico dobbiamo premere il tasto destro sull'avatar e andare a premere su Add, aggiungi a un amico. Come vedete c'è questa possibilità, vi dice, c'è la domanda, vorresti essere mio amico? Potete anche sbizzarrirvi e scrivere qualcosa di più, però anche questa va benissimo, quindi premete ok. E la vostra richiesta di amicizia viene inviata. Dall'altro lato, io quindi dovrò accettare se ho piacere e quindi premere su accetta. Quando
Ho premuto su accetta, come vedete mi esce anche corso 2-3D online e dall'altro lato Michelangelo è online. Come possiamo vedere tutte le amicizie, c'è questo fumetto qui, chat, questo simbolo. Se premiamo qua e andiamo a contatti, come vedete da questo lato, su questa schermata, ci sono tutti i nostri contatti, le nostre amicizie. In questo momento c'è solo Michelangelo. Per inviare un messaggio privato possiamo o andare da questa schermata a fare doppio clic e ci si aprirà questa schermata qui. Come vedete, viene anche evidenziata sotto. Qui questa è la chat locale e questa è la chat con il contatto e possiamo scrivere in privato Michelangelo e inviare. Dall'altro lato ecco qui a Michelangelo arriva. Ciao Michelangelo, e quindi può aprire anche lui questa chat e inviare un messaggio. E quindi questa è la IM, che è una chat che si può avere solo con un'altra persona, o addirittura qualora dovessero esserci dei gruppi, perché possiamo anche creare un gruppo, si può i messaggi inviati al gruppo, appunto, possono essere letti solo dai partecipanti al gruppo. Possiamo anche lasciare messaggi quando queste persone non sono online. Quando queste persone accederanno, poi troveranno comunque salvati i messaggi. Naturalmente, sempre da questo fumetto, da contatti, possiamo vedere quali sono i contatti online. Ad esempio, in questo momento il mio contatto online lo vedo benissimo dal fatto che è evidenziato in grassetto. Quando non sono evidenziato in grassetto, vuol dire che quelle persone non sono online. O comunque tutti gli amici che entrano nel mondo virtuale ci viene comunicato sempre di lato, come avete visto prima. Michelangelo Tricarico, ad esempio, è online e quindi questo succede sempre quando un amico si collega. Possiamo inviare una IM anche come abbiamo inviato l'amicizia. Tasto destro del mouse, si apre il menu a cerchio e si preme su IM. Come vedete, ci si apre la stessa schermata e noi possiamo inviare tranquillamente questo messaggio. Allora, un'altra cosa interessante che possiamo fare è andare ad inviare un teleport. Cos'è un teleport? Un teleport è appunto, come avete visto prima, l'abbiamo utilizzato questo termine per spostarci da una sim all'altra. Adesso il teleport è praticamente per offrire la possibilità ad un altro avatar di raggiungerlo dove ci si trova. Ad esempio, se io adesso andassi fuori, qui, offro un teleport a Michelangelo, a me, quindi vado a selezionare il contatto, faccio un clic sul contatto e praticamente ho il contatto selezionato di questo marroncino e premo su teleport. E offro un teleport nel posto dove sei con il seguente messaggio. Adesso dall'altro lato avrò ricevuto il teleport, posso premere su teleport. Ed eccolo qui. E come vedete sono riuscito a raggiungere la zona dove appunto Corso Edu3D mi aveva invitato. E quindi in questo modo abbiamo visto come poter chiamare, invitare delle persone a raggiungerci offrendoci il teleport. Un altro modo di comunicazione è il voice, e questo è importante, chiedo a tutti di fare molta attenzione a questo punto, perché durante le lezioni si comunica tramite voce e quindi queste impostazioni sono importanti, non tanto per poter parlare durante una lezione, perché normalmente durante le lezioni i partecipanti comunicano tramite chat, i tutor parlano tramite voice. Chiedo quindi a tutti anche di rispettare queste norme dal momento in cui ci permettono di non creare un ambiente troppo confusionale e quindi naturalmente tutte le vostre domande in chat saranno raccolte anche da altri tutor e verranno risposte tranquillamente, ma evitiamo di accavallare tante voci perché molto spesso la problematica maggiore è che
ci potrebbero essere dei ritorni che potrebbero creare dei suoni molto fastidiosi all'udito, e anche dal momento in cui le nostre lezioni si tengono normalmente per le 9, ad una certa ora questi fischi molto forti possono dare molto fastidio. Quindi fate domande sempre tramite chat. Però può capitare che magari vi possa servire comunicare tramite voce anche per altre cose, anche magari chiedendo di voler intervenire a voce, quindi l'altra persona chiude il microfono e quindi tranquillamente una persona interviene e dice la sua a voce. Per abilitare il voice, in termine tecnico, premiamo la combinazione di tasti Ctrl P, andiamo a audio e media, voice, e come vedete la cosa importante è andare a premere la spunta. Questo quadratino sarà vuoto, a me era già selezionato perché avevo già abilitato il voice. Dovete premere la spunta qui, abilita voice, e impostazione, premere su impostazioni periferiche audio. Allora, praticamente in queste impostazioni andate poi ad inserire le vostre periferiche, appunto, che state utilizzando, il microfono che state utilizzando e roba varia. Quindi dovete verificare la cosa vostra. Normalmente se ho un PC con un audio al suo interno, se non utilizzate microfoni esterni, basta rimanere tutto così com'è, e da qui potete anche regolare il vostro audio, quindi la vostra appunto il volume della vostra voce. E quindi praticamente in questo modo siamo riusciti a installare il nostro voice. Ci accorgiamo che il voice è installato perché ci compare questo puntino qui sulla nostra testa, e se adesso provassimo a accendere il voice, si accende il voice da qui, tenendo premuto qui, vedete, escono queste ondine verdi dalla nostra testa che appunto ci fanno capire che il nostro audio è stato trasmesso. Quindi tutti coloro che saranno qui di fianco a me, se ci dovesse essere qualcuno adesso, sentirebbero che sto appunto registrando, sto registrando questo tutorial per i principianti, appunto, per capire queste impostazioni. Naturalmente, per mantenere le ondine sempre accese, non possiamo stare col tasto sinistro del mouse cliccato sempre su questo tasto qui. Possiamo fare in questo modo: premettere la spunta qui e premere una sola volta, e possiamo poi rilasciare il mouse. Le ondine andranno sempre avanti fino a quando non vado a togliere, a cliccare di nuovo sul microfono, e quindi, come vedete, non compare più la nostra ondina. Allora, e quindi con questo abbiamo visto in generale come poter comunicare e muoversi all'interno di un mondo virtuale. Con queste cose, dal momento in cui sono state tante le cose che abbiamo visto in questo video tutorial, io mi fermerei. Per quanto riguarda il prossimo video tutorial, sempre per principianti, per coloro che sono le prime armi con i mondi virtuali, andremo a vedere come poter modificare l'aspetto del proprio avatar, e inizieremo quindi ad osservare anche altre caratteristiche che compongono appunto il nostro programma, che ci permette di navigare all'interno dei mondi virtuali, e che saranno molto importanti poi per quello che sarà il corso che inizierà da fine gennaio, inizio febbraio, con le vere e proprie attività, e che quindi tutti dovrebbero almeno conoscere. Alla prossima!